Allora, abbiamo visto nella lezione precedente il dualismo cartesiano, eravamo giunti a quel punto, vi ricordate? E avevamo visto una concezione anche piuttosto discutibile della fisiologia umana di Cartesio. Dimmi. Ma visto che lui vede questo dualismo come una separazione di anima e corpo, però essendo il corpo che è sempre connesso con l'anima, non è un smentire questo suo dualismo. Cioè, in No. pratica sono quasi come una stessa cosa, sembra sempre. Allora, sono sostanze separate che hanno un solo punto di contatto nella ghiandola pineale. Questa è la posizione diciamo, dal punto di vista fisiologico di Cartesio. Noi abbiamo un luogo, che è la ghiandola pineale, che è niente altro che la sede dell'anima, cioè la sede in cui l'anima, ovvero la res cogitans, la sostanza pensante, comanda il corpo. Ma è solo lì, in quel luogo, in quel punto, che le due sostanze diverse, res cogitans e res extensa, l'estensione, il fisico, il corpo e la ragione, trovano un punto di contatto. È da lì che partono quelli che Cartesio chiama gli spiriti vitali. Cosa sono gli spiriti vitali, ragazzi? Questa è allo stesso tempo una teoria fisiologica, diciamo, discutibile, ma anche molto curiosa, interessante, stimolante. Dalla sede dell'anima, questa stessa, appunto, attraverso la ghiandola pinale, che unisce il doppio, avete capito, dei sensi, è l'elemento unificante, razionale, di una realtà che è sempre doppia. Io ho due mani, due occhi. Ho molti miei sensi che sono duplici, la sostanza pensante che ha sede nella ghiandola pinale unisce. È il luogo dell'anima che unisce e fa sintesi fra sensazioni molto diverse che io ho, ok? Quindi è il luogo attraverso cui si unifica, no? Ciò che appunto è diverso a causa dei sensi. E questo luogo di unificazione, Come che è si chiama? Come si appunto chiama? Pineale. ghiandola pineale, che è pineale, sì. Questo luogo che Cartesio immagina dietro il cervello, dietro il cervello, dietro la parte posteriore della testa, è il luogo dove ha sede appunto questo pilota, come l'ho definito nella scorsa lezione, questo signore, questo dominatore, no? Che è appunto la res cogitans, questa anzi dominatrice al femminile, che è il pensiero, che allo stesso tempo è anima, perché per Cartesio la res cogitans è appunto l'anima dell'uomo, e da quel punto si dispiegano gli spiriti vitali, cioè gli input, i comandi attraverso i quali l'anima, la res cogitans, muove il corpo. Il corpo dunque è una macchina mossa dall'anima, ma, ed è questo che sembra, come dire, un aspetto sicuramente discutibile, ambiguo della filosofia cartesiana, è separata comunque dal corpo. L'anima è separata dal corpo, è una sostanza diversa, pur trovando con esso un punto di contatto nella ghiandola pineale. Ma tutto quello che poi abbiamo nel corpo, ragazzi, sono semplicemente nervi, vene, sangue, carne, ossa, non anima. L'anima è come dire, elemento immateriale, appunto inesteso, la sua stessa natura è quella di sostanza inestesa, che non si trova nel corpo se non nella ghiandola pineale. È l'unico luogo del corpo in cui l'anima è presente, possiamo dire, e che incrocia la realtà estesa del corpo. Quindi, ragazzi, possiamo dire se il dualismo cartesiano è fondato su una netta opposizione fra anima e corpo, su appunto un dualismo fortissimo, una differenza fortissima. E il corpo segue i comandi dell'anima, i comandi della ragione, è una macchina mossa dalla ragione. E lui la immagina dietro la testa. La ghiandola pineale, la colloca qui, ed è il luogo da cui appunto partono questi comandi. Ma che rapporto c'è nell'uomo, ad esempio, fra l'anima e il corpo? E come uno influisce sull'altra? Perché è vero che sono separati, ma l'anima può essere, diciamo, la ragione, potremmo dire così, quindi l'anima, o chiamiamola con un termine più, diciamo, chiaro, ragione, res cogitans, può essere influenzata dal corpo, può Scusami, quindi la essere chiamiamo il punto in cui le due condizionata. cose si toccano? Sì, possiamo proprio dirlo, è il punto in cui si toccano, punto di contatto fra anima e corpo. Come si rapportano anima e corpo? Non hanno contatti fisici, no? Non si toccano fisicamente, abbiamo detto se non nella ghiandola pinale, ma uno
certamente il corpo, la sostanza estesa, può condizionare l'altra, cioè la ragione, sì. E infatti Cartesio di questo argomento parla in questo testo che si intitola Le passioni dell'anima. L'anima, appunto, del titolo, la ragione, le passioni, adesso vi dirò che cosa sono. Questo testo entusiasmò così tanto coloro che studiarono da, come dire, portare notevole fama a Cartesio, soprattutto presso alcune corti. Penso alla corte della regina Cristina di Svezia, che dopo aver appunto letto questo testo, chiama Cartesio a Stoccolma a vivere presso la sua corte e ad essere il suo precettore, insegnante, professore di filosofia. E questo trasferimento a Stoccolma, come già forse vi avevo anticipato, fu fatale a Cartesio, perché nel 1650 si ammalò e morì proprio a Stoccolma a seguito delle continue, come dire, dei continui freddi che, ai quali era esposto durante le passeggiate mattutine che, come dire, faceva insieme alla regina di Svezia. Questa Cristina di Svezia era appassionata di filosofia, ma obbligava il povero Cartesio a delle passeggiate mattutine anche in inverno al freddo in Svezia, e Cartesio si ammalò di polmonite e morì a seguito di questi continui, diciamo, di queste continue esposizioni al freddo. Quindi possiamo dire, già ve l'avevo detto, come con Bacone, che la filosofia fu fatale a uno dei suoi interpreti più celebri. Quindi il filosofo Cartesio morì di filosofia, o quantomeno morì parlando di filosofia, discutendo di filosofia con la regina Cristina di Svezia. Ovviamente una battuta, ma è, diciamo, curioso che appunto proprio l'amore per la filosofia e la voglia di insegnare furono, diciamo, fatali a Cartesio, perché, come dire, chiese troppo al suo fisico, la sua salute già abbastanza precaria, fino appunto a poi ad ammalarsi e purtroppo a morire di polmonite. Le passioni dell'anima escono quindi qualche anno prima della sua morte. Cosa sono, ragazzi, le passioni? Perché alla lavagna le ho differenziate dalle azioni? La nostra vita, ragazzi, la nostra vita, la vita nostra, di esseri umani, che siamo esseri appunto razionali, perché abbiamo, no, a differenza degli animali, l'anima e quindi la ragione. Vi ricordate la teoria sul mondo animale di Cartesio che vi esponevo l'altra volta? Anche questa molto discutibile. Gli animali non hanno l'anima per Cartesio, non hanno la res cogitans, quindi sono solo macchine praticamente, no? Che agiscono per puro meccanicismo, per mero bisogno, e non hanno appunto la ragione che guida le loro azioni, e quindi non possono neppure sentire, no, le passioni, non possono avere affezioni, quindi anche passioni come la gioia o il dolore sono per gli animali del tutto passioni del tutto sconosciute, impossibili, di cui tutta la teoria degli animali che non soffrono, una visione molto crudele del mondo animale, diciamo anti-animalista. Sicuramente Cartesio oggi non sarebbe stato un animalista, anzi sarebbe stato abbastanza inviso, osteggiato dagli animalisti per le sue tesi sugli animali. Comunque, fuori da questo riferimento alla nostra attualità, vediamo che cosa ci dice delle passioni e delle azioni. Ragazzi, noi siamo entità razionali che hanno però anche corpo, e siamo continuamente caratterizzati come esseri viventi, come uomini e donne che vivono nel mondo, da che cosa, ragazzi? Da azioni e da passioni. Le azioni sono atti volontari. Io prendo questa penna e scrivo. Questa è un'azione. La mia ragione dà il comando agli spiriti vitali presenti nella mia anima, nella mia ghiandola pineale. Questi si muovono nel mio corpo, attraverso il sangue arrivano al mio braccio, alla mia mano. Io prendo la penna e metto in atto questa intenzione, l'intenzione di scrivere. Questa è un'azione. Anima e spiriti vitali, quindi qual è? Gli spiriti vitali sono quelle, come dire, forme vitali che permettono all'anima di comandare il corpo. Sono, possiamo dire, presenti nel sangue, secondo Cartesio, e attraverso appunto l'anima permettono di muovere il corpo. Sono lo spirito vitale, la forza, l'energia, diciamo, che l'anima dà al corpo, il comando che l'anima dà al corpo. Cartesio lo, come dire, rappresenta come spiriti vitali, come energia che dà l'anima
e dalla ghiandola pineale, dalla sede dell'anima, arrivano fino in questo caso alla mano. Io ho fatto l'esempio della penna, per prendere la penna, ragazzi, e scrivere. Questa è un'azione, è un comando della ragione al corpo. Oppure prendo una bottiglia e bevo perché ho sete, il bisogno, no? Ho bisogno di bere, e prendo, diciamo, la mia ragione, riconosce questo bisogno, mi dà il comando di prendere la bottiglia, di portarla alla bocca e di bere. Questa è un'azione. Le azioni sono volontarie, sono volontarie, e io le faccio attraverso, ragazzi, le metto in atto attraverso una decisione della mia ragione. Ci sono altre, invece, altri movimenti, potremmo dire, movimenti interni, che non sono causati da me, non sono volontari, ma sono figli di un'azione esterna avvenuta che ha colpito l'affezione, no? Proprio è un termine che allude quasi a una malattia. Tu sei affetto, no? Da una malattia, quando hai purtroppo. Sì, le passioni sono figlie di queste affezioni, cioè del fatto che alcuni eventi che accadono intorno a me influenzano la mia stessa vita, condizionano il mio stesso modo, no? Di percepire una determinata cosa, una determinata persona, un determinato momento della mia vita. E non sono volontarie come l'azione. L'azione è volontaria, la passione no. La passione la subisco. La passione è un movimento involontario, mentre l'azione è un movimento volontario. Io, ragazzi, sempre l'esempio di prima. La mia ragione, la mia res cogitans dà il comando alla mia mano di prendere la penna e di scrivere perché ho bisogno di prendere degli appunti. Bene, questa è un'azione volontaria, razionale. Ma io non posso, per esempio, volontariamente, senza che accada nulla intorno a me, arrossire. Non è che posso dire a uno, prendi la penna e scrivi un compito, prendi la penna e scrivi degli appunti, e lui metterà in atto un'azione volontaria, no? Ma non posso dire a lui, Antonio, arrossisci, senza che ci sia bisogno, o piangi, ridi. Vabbè, uno magari può, quello magari uno lo può fare perché fa una risata finta e risolve la questione, ma non è che uno, tu fai piangere uno a comando. Sì. Come l'ha fatto? Io l'ho fatto. Vabbè, io potrei riuscire a fare. Vabbè, allora, se la mettiamo così, i grandi attori, diciamo, hanno capacità di piangere e di arrossire a comando perché hanno delle tecniche. Appunto, ma tu fai qualcosa. Ragazzi, tu in questo caso però fai qualcosa per far piangere o arrossire uno. Quindi generi in lui una passione, ma se non nulla accade, tu non puoi comandare a uno, appunto, di piangere o di arrossire. Quella è una passione, diciamo, è l'effetto di una passione. Non lo fai volontariamente, ok? Uscendo da questi esempi, tu non fai la passione non è un atto volontario, ma è la conseguenza di qualcosa che ti accade intorno, è la conseguenza di un'affezione, di qualcosa che ha colpito il tuo corpo e ti genera una reazione che non è volontaria, ragazzi, ma appunto è passionale. Io sono felice, le principali passioni sono la gioia e la tristezza, sono le due grandi macro categorie dentro le quali io posso racchiudere tutte le passioni della mia vita. La gioia è l'insieme di tutte quelle passioni che sono determinate da movimenti che migliorano il mio stato, che migliorano la mia condizione di vita, che migliorano la mia esistenza. L'amore, la felicità, una bella amicizia, un atto di solidarietà, un'azione d'aiuto, una qualsiasi azione che migliora la mia, come dire, condizione, genera una passione positiva, la passione della gioia. La passione della gioia è l'insieme di quelle passioni che migliorano, passioni positive le potremmo chiamare così, che migliorano la qualità della mia vita. Di contro la tristezza è generata da alcune tutte... Facciamo silenzio per piacere. È generata la tristezza da tutte quelle azioni, serie di azioni, che invece determinano, diciamo, un peggioramento della mia condizione, che colpiscono il mio corpo in modo, come dire, negativo rispetto alla mia condizione e mi fanno provare un sentimento di tristezza, di preoccupazione, di odio. L'odio è il contrario dell'amore, è una delle passioni più tristi, mentre l'amore è invece una delle passioni che genera, diciamo, maggiore, più riconducibile alla gioia, a miglioramento, no? Del nostro stato, della nostra vita, della nostra condizione.
Quindi le passioni sono quelle, come dire, reazioni, movimenti che Cartesio descrive come esterni e interni. In che senso movimenti? Movimenti, cioè movimenti interni, cioè quando sono movimenti esterni, che chiaramente si capisce, no? Cioè è un'azione che colpisce i miei sensi, no? Io resto impressionato da una determinata azione, dentro di me, diciamo, nasce una passione. Sono spaventato, diciamo, da una determinata condizione e dentro di me nasce la paura. La paura è una passione, ragazzi, no? La paura è una passione per Cartesio. È che cosa? La reazione interna, no? Della mia, in questo caso della mia anima, appunto, della mia ragione, della mia res cogitans, rispetto a un atto, diciamo, che è successo all'esterno del mio corpo e che mi ha influenzato in quel modo, che mi ha fatto provare appunto timore nei confronti di un determinato evento. Una macchina che sta per investirmi genera dentro di me, diciamo, appunto una paura, e questa resta dentro di me, resterà dentro di me questa passione, no? Passione della paura indotta, determinata da questa azione che è avvenuta all'esterno, e che mi ha influenzato. Movimento interno, per tornare alla domanda che mi faceva lui, è questo, cioè è come se vi fosse dentro di noi una sorta di movimento dei nostri, come possiamo dire, spiriti vitali che influenzano dentro di noi, no? Al nostro interno, la nostra anima, la nostra res cogitans, e che appunto le fanno provare passioni positive, gioia o negative, la tristezza. Un evento esterno che accade all'esterno può influenzare, diciamo, colpirmi solo dall'esterno, marginalmente, solo i miei sensi, oppure anche all'interno. Cioè le passioni possono anche maturare solo come movimenti interni, no? Io maturo, per esempio, una forte passione, sentimento d'odio, che è una passione distruttiva e negativa, a seguito di, come dire, varie esperienze che ho provato e il modo in cui io queste esperienze le ho rielaborate dentro di me, no? E questo genera un movimento interno, è un movimento della ragione. Io ci penso continuamente a quella persona che mi causa, a quell'evento che mi ha causato un odio così radicale. Ci penso continuamente, si muove qualcosa dentro me, è un movimento della mia anima, potremmo dire così, ok? Ci sono quindi passioni meno forti che riguardano soltanto il corpo, che riguardano soltanto il fatto che il mio corpo ha una determinata esperienza con l'esterno, no? Appunto, magari soltanto semplicemente una macchina che sta per investirmi, ho una paura che è immediata, non c'è un movimento interno particolare, è immediata, no? Quella paura, senza mediazione, mi si genera subito dentro di me la paura di essere investito. Mentre se io per anni maturo appunto una riflessione negativa su qualcuno o qualcosa, io per quel qualcuno o qualcosa provo odio. Questa è una passione che matura nel tempo ed è un movimento interno costante che è, come dire, sì, magari causato dall'affezione esterna, perché c'è magari una causa esterna, no? Di questa passione negativa, ma poi è un movimento interno con cui io alimento questa passione negativa, ok? Ma è giusto, non ho bisogno. Non lo dice. Allora, questo magari concludiamo la lezione. Le passioni si possono controllare, annullare, eliminare dalla vita, secondo Cartesio? No. Non è possibile eliminare le passioni, perché le passioni fanno parte delle funzioni vitali. Sono ineliminabili, è come eliminare la vita. Eliminare le passioni vuol dire eliminare la vita, vuol dire morire. Non si può vivere senza passioni. Le passioni sono anche necessarie per Cartesio. Non è vero, ragazzi, che Cartesio è il filosofo che ha censurato le passioni, come voi un po' superficialmente trovate in alcuni testi, in alcuni libri. Non è vero che Cartesio ha censurato le passioni. Cartesio ci dice che le passioni vanno parzialmente controllate, scelte, ma non si possono, ragazzi, eliminare, perché sarebbe come eliminare davvero la vita. Come faccio a eliminare quello che accade intorno a me del tutto, mantenendomi in vita? Non posso. Le passioni fanno parte della vita e alcune passioni sono necessarie alla vita, danno senso all'esistenza, come appunto la gioia. Dentro questa c'è appunto questa passione, c'è la solidarietà, la felicità, c'è l'amore. Ci sono tante passioni positive che vanno curate, scelte, vanno, come possiamo dire, continuamente usate per migliorare la qualità della nostra vita. Quindi le passioni potremmo dire che attraverso la ragione, che è l'organo ovviamente che l'uomo ha a disposizione, che è la sostanza di cui solo noi disponiamo e che ci permette, benché essa pure sia influenzata dalle passioni, condizionata dalle passioni, di sceglierle.
essa ci consente di scegliere le passioni, di regolarle dunque, di cercare di evitare quelle negative, anche se pure quelle non possiamo eliminarle del tutto, perché dice Cartesio sono tutte, anche quelle negative, funzionali alla vita, necessarie alla vita, solo che bisogna limitare quelle negative, prendere un po', lasciare solo un po' di passioni negative dentro di noi, cercando invece di far prevalere quelle positive. Ma non posso eliminare del tutto le passioni e neppure quelle negative, non posso in generale eliminare le passioni, posso solo regolarle, controllarle. Allora questo è un discorso che riguarda soprattutto la mia ragione, la mia res cogens, e lei è la ragione a presiedere questa scelta, no? Continua fra le passioni che abbiamo intorno, come abbiamo la vita, ce l'abbiamo come abbiamo la vita, sono quelle affezioni esterne e sono quelle, quelle eventi, come vi dicevo prima, riutilizzando nuovamente quegli esempi che facevo prima, che ci fanno arrossire, che ci fanno piangere, che ci fanno ridere, in altri termini ragazzi, che ci fanno vivere. Ok? Questo è un bel testo di Cartesio, perché in questo testo, diciamo, Cartesio sembra un po' staccarsi anche da questo rigido schematismo dualistico e sembra, diciamo, veramente, come dire, accompagnarci in una riflessione sulla vita molto colloquiale, perché ragazzi lo stile di Cartesio, lo stile di scrittura è uno stile molto bello, è uno stile nuovo, colloquiale, vicino al lettore, sembra quasi voler dialogare col lettore, accompagnandolo. Già nel discorso sul metodo questo è evidente, ma qui ancora di più. Sembra voler appunto riflettere insieme al lettore sulla vita, e dice le passioni appunto sono affezioni della vita, così come le azioni, così come agiamo, così come non possiamo eliminare dalla vita le azioni, perché le azioni ci fanno sopravvivere, basti pensare all'azione di mangiare e di bere, sono azioni che ci tengono in vita, no? Se io non facessi questo tipo di azioni non potrei vivere, ok? Così come le azioni appunto ci fanno vivere, anche le passioni ci aiutano a vivere, sono ineliminabili non solo, ma ci aiutano anche a vivere. Bisogna semplicemente regolarle, non è semplice, e qui è importante appunto la ragione, che è appunto la, come possiamo dire, lo strumento attraverso il quale io posso scegliere fra passioni negative e passioni positive. Ma ripeto, non posso eliminare l'azione, la passione spontanea della vergogna, della meraviglia, della timidezza o del coraggio. Sono tutte passioni che non posso togliere dalla mia vita. La meraviglia, anzi, è una passione bellissima, mi viene in mente proprio adesso, fa parte della gioia. Il meravigliarsi di fronte alle cose che accadono, alle cause dell'esistenza, il meravigliarsi di fronte alla bellezza. Quando guardo uno spettacolo, quando guardo una natura, quando guardo un paesaggio, quando guardo il mare in burrasa, quando guardo un arcobaleno, quando guardo un quadro, quando mi reco in un museo e sto davanti a un'opera d'arte, io provo meraviglia. Quella è una passione che il bello, la bellezza dell'arte produce in me, produce nella mia anima, prima attraverso i miei sensi, perché io guardo, vedo, e poi attraverso i miei sensi arriva la mia anima e muove la mia anima all'interno e mi fa provare la meraviglia. E cosa c'è di più bello? Questo fa vivere, queste sono le passioni che fanno vivere, quindi sono movimenti interni necessari alla vita. Io solo però non devo farmi travolgere dalle passioni, no? Perché è vero che, diciamo, posso meravigliarmi e farmi, come dire, catturare, no? Quasi, diciamo, sognare ad occhi aperti di fronte alla bellezza di un'opera d'arte, ma poi dovrò anche, come dire, essere richiamato magari da un'altra passione ai miei doveri, diciamo, di, come dire, individuo dentro la società, e quindi non potrò restare lì all'infinito a contemplare quest'opera d'arte, a perdermi nella bellezza, ma dovrò anche, come dire, a causa per esempio di una passione come la fame, uscire dal museo e andare a fare la spesa per mangiare, perché altrimenti non, come dire, deperisco nel voler vivere contemplando soltanto la bellezza. Questo è un esempio banale che, come dire, vi fa capire cosa si intende Cartesio per passioni positive, passioni anche, come dire, negative o necessarie, ma non necessariamente positive. Io devo, come dire, vivere e vivo di azioni e passioni. La passione della meraviglia, ma anche la, come dire, passione in questo caso della necessità di mangiare, di bere o di come dire
rispondere a tutta una serie, diciamo, di comandi che la vita, diciamo, mi impone, ai quali io devo in qualche misura rispondere. Sono anche quelle passioni, no? Cose che all'esterno mi obbligano a fare un determinato gesto, un determinato movimento, o a reagire in un determinato modo. Io devo appunto seguire la passione della meraviglia, ma anche ad esempio a sentire dentro di me la passione della, ve ne dico una a caso, della, come dire, della mia sicurezza, la mia autoconservazione quando uno per esempio mi aggredisce. Non è bello, non è una bella passione, no? Quella lì, cioè mettersi nelle condizioni di, come dire, reagire ad un'aggressione con determinate, diciamo, azioni, con determinate scelte che mi sono imposte dall'esterno, non sono volontarie, no? Che è che volontariamente voglio fare male a qualcuno. Ma se sono minacciato reagisco, perché c'è dentro di me appunto un istinto, che è quello all'autoconservazione, che è una passione, ragazzi. È una passione anche quella. E la reazione a un pericolo. Che cos'è la reazione a un pericolo? È una passione. E non è una passione bella, è una passione rischiosa, perché mi può, come dire, mettere nei guai, ma è necessaria, no? Quindi è fatta la vita di passioni positive e negative, ma necessarie. Vanno solo limitate. Una piccola quantità di passione negativa deve essere mantenuta, diciamo così, no? Una piccola quantità. Perché, diciamo, è una specie di anticorpo. Quindi anche le passioni negative, anticorpo nei confronti delle avversità che la vita mi può sottoporre. Chiaramente devo far prevalere quelle positive se voglio vivere felicemente. Che uno che vive di odio, uno che vive di odio è un uomo destinato a soffrire. Solo di odio, no? Questo è quello che resta, secondo me, delle passioni dell'anima.